Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo ancora di aromi. Seconda puntata dedicata al mondo degli aromi del vino. Vi lascio qui sopra il link alla scheda con la prima puntata nel quale abbiamo parlato di questo argomento. Riassumo brevemente i temi trattati precedentemente, la modalità con la quale noi andiamo a sentire, a degustare gli aromi nel vino e la descrizione delle tre grandi famiglie di aromi: gli aromi primari o varietali, gli aromi secondari o fermentativi, gli aromi terziari o di affinamento. Oggi entriamo un pochino più nello specifico nelle famiglie di aromi, andando a dare anche un nome e cognome, se così vogliamo dire, a quello che noi sentiamo all'interno del nostro calice. Descriverò bene o male dei raggruppamenti che di fatto è abbastanza facile ritrovare all'interno del vino stesso. Servirà solo un po' di esperienza e un po' di pratica nel mettere appunto il naso all'interno del calice. Partiamo sicuramente dalla famiglia più riconoscibile, più immediatamente ritrovabile, che è quella dei frutti. L'aroma di frutta è facilmente riscontrabile all'interno dei vini. Avrete anche qui sentito, come dicevamo nella prima puntata, il classico sommelier o degustatore che ci parla di frutti rossi, frutti a polpa gialla, frutti esotici. Ecco, sono tutte caratteristiche che nel vino sono abbastanza facilmente riscontrabili. Mi permetto solo di fare due, diciamo, specifiche. Detto che gli aromi possono essere vari: mela, pera, ribes, fragola, lici, ananas, ce n'è quanti ne volete. Il tema è magari sfatare qualche piccolo mito. Ad esempio, il primo mito che mi vorrei, diciamo, sottolineare o comunque indicarvi quando andate a sentire è: attenzione che non sempre vino bianco significa frutti bianchi e vino rosso significa frutti rossi. Perché? Perché se usiamo ad esempio un'uva a bacca nera per fare una vinificazione in bianco, potremmo al naso andare a riscontrare degli odori di frutti rossi. Questo perché? Perché normalmente alcuni aromi sono dati, appunto, come abbiamo visto negli aromi primari, dal frutto stesso, e quindi indipendentemente dalla forma di vinificazione verrà ceduto al vino quel determinato aroma. Quindi occhio a quello che state sentendo al naso, ma soprattutto non fatevi vincolare dal colore. Questo è anche un vincolo un po' mentale: in base al colore del vino uno dice c'è questo, c'è quell'altro, e invece poi magari si vanno delle scoperte. Inoltre, altra cosa che volevo sottolinearvi è che la frutta nel corso del tempo ha una evoluzione nell'affinamento. Si parte dalla frutta fresca, del frutto appena colto, magari anche un po' verde, un po' acerbo, che ha delle note un po' più particolari, e si vira pian piano verso la frutta composta, la frutta cotta, la frutta in marmellata, poi in quella candita e infine nel frutto secco, quando magari il frutto viene essiccato. Se vi viene in mente, non so, la famosa buccia di arancia lasciata sul termosifone per profumare l'ambiente. Ecco, in questi casi appunto si hanno quelle sensazioni e ogni frutto ha delle caratteristiche particolari. Seconda famiglia di cui voglio parlare è gli aromi floreali. Aromi floreali che di fatto in realtà riguardano tutte le tipologie di fiori: fiori bianchi, fiori rossi, la rosa, il tiglio, la peonia, la viola, cioè, ce n'è anche qui veramente un sacco. Anche qui due, diciamo, indicazioni particolari. Ricordatevi che quando si parla di floreale non si parla solo di frutti, di fiori in sé per sé, ma anche di derivati degli stessi, e principalmente, e qui le due caratteristiche, due derivati: le cosiddette tisane, quindi l'unione di fiori secchi. Quindi anche qui fiori secchi, che solamente sono quelli che appunto utilizziamo per fare il tè, le tisane, e anche
Pensate, ecco, per farvi un esempio, pensate alla camomilla, ecco, la camomilla essiccata che viene utilizzata appunto per fare le tisane ed è comunque un fiore. Oppure altro derivato che vi può venire in mente qual è? È ovviamente il miele, perché il miele di base è un prodotto ottenuto dal nettare dal polline e dal nettare dei frutti e dei fiori, e quindi anche qui si ritrova lo stesso questi odori floreali, così come la cera, in quanto cera sempre derivata a sua volta dalla produzione del miele. Quindi tutto quello che è derivato dai fiori lo ritroviamo come aroma floreale. Aromi legnosi. Beh, questi gli aromi legnosi di fatto sono tipici dell'affinamento in barrique. Perché? Perché il legno cede le sue caratteristiche aromatiche al vino e noi le andiamo a ritrovare. Ma rientrano anche in questa famiglia gli aromi cosiddetti di torrefazione, cioè di quei prodotti che di fatto subiscono una torrefazione, quindi un'essiccazione a contatto con il legno, e che quindi anche qui in questo caso trasferisce questi aromi e fa ricordare le caratteristiche tipo ad esempio del caffè, del cacao, il caramello, il pane tostato. Ecco, tutte queste caratteristiche rientrano negli aromi legnosi, proprio perché derivano anche da un processo di combustione. Andiamo poi agli aromi speziati. Qui diciamo dividiamo due famiglie: gli speziati dolci, che sono ad esempio la cannella, la vaniglia, il cardamomo, che sono solitamente anche utilizzati nella produzione appunto di dolci, dalle spezie invece salate, che i due grandi capostipiti sono la noce moscata e il pepe. Ecco, di solito appunto a seconda dell'uso finiscono in una o in un'altra famiglia. Andiamo poi agli aromi vegetali, da non confondere con i fruttati e i floreali di prima. I vegetali riguardano principalmente le verdure, il famoso peperone verde di cui parlavamo nella scorsa puntata, ma anche a volte gli odori, a volte può capitare di sentire anche degli odori di cavolo, di aglio, può succedere, normalmente a volte non sono indicativi di cose buone all'interno del vino, però anche questi odori si possono sentire. Gli odori anche vegetali secchi, la paglia, il fieno, quindi e anche il tè, perché appunto deriva da un'essiccazione di foglie e non di fiori. Aromi verdi come il classico erba, l'eucalipto, la clorofilla, cioè quindi tutti questi aromi che derivano da sostanze erbacee o da foglie, e gli odori del sottobosco, intesi non tanto di frutti del sottobosco che rientrano nei frutti, quanto odori di champignon, fungo champignon ad esempio, di foglie cadute, di terra umida, cioè proprio come se noi mettessimo il naso in un bosco magari autunnale. Ecco, immaginate questa scena, immaginate gli odori, ecco, queste sono delle sensazioni che potreste ritrovare all'interno del calice. Infine, ultima famiglia, parliamo degli aromi minerali, quindi aromi che derivano da rocce oppure da metalli. Mentre se per le rocce di solito si sentono gli odori di silice, di argilla e di idrocarburo, quindi che abbiamo visto ad esempio nel Riesling della scorsa puntata, qui abbiamo invece, per quanto riguarda il metallo, odori di ferro e rame, anche se bisogna dire la verità, il rame adesso si sente un po' meno. Questo perché il rame derivava dall'utilizzo del verde rame nella coltivazione delle viti, che andava quindi a riproporre poi alcuni suoi aromi all'interno del vino. Adesso l'uso del verde rame è stato un pochino ridotto e non è più utilizzato massicciamente come prima, quindi è un po' più difficile andarla a riscontrare. In effetti anche gli odori, gli aromi metallici non sono così facili da individuare. Bene, abbiamo parlato di questa veloce carrellata sulle queste famiglie di aromi. Andiamo a parlare di quattro caratteristiche che normalmente deve avere un aroma o comunque una sensazione olfattiva all'interno del vino, e che vengono anche valutate ad esempio all'interno della scheda ONAV. Abbiamo la franchezza,
che è sostanzialmente il fatto che il vino non abbia degli odori strani, che non abbia degli odori particolari. Quindi un vino si dice appunto franco quando, mettendolo al naso, non riscontriamo degli odori che stonano con quello che potrebbe essere un classico odore di un vino. Normalmente, se un vino non è franco, presenta dei difetti, quindi di fatto è una caratteristica facilmente riscontrabile. Abbiamo poi l'intensità che è definita come la quantità di aroma che il vino sprigiona all'interno del nostro naso. Quindi più è potente il ritorno, diciamo, odoroso del vino, più è un vino è intenso a livello olfattivo. Altra caratteristica è la finezza, quindi di fatto la piacevolezza che noi otteniamo nel mettere il naso all'interno del vino, quindi un vino che regala anche delle sfumature particolari. Normalmente, ma non è sempre detto così, è un po' in contrapposizione con l'intensità. Un vino molto intenso come odori difficilmente è anche fine. Non è detto sempre in assoluto, però sono due caratteristiche che un po' si, diciamo, combattono. E infine abbiamo l'armonia. L'armonia che cos'è? L'armonia è la valutazione dell'insieme di tutti gli odori che sono presenti all'interno del vino stesso e di come essi, diciamo, si controbilanciano. Quindi non c'è qualcosa che sovrappone o sovrasta l'altro, gli odori arrivano in maniera magari anche graduale, roteando il bicchiere e dando aria al vino, e il tutto rende il bouquet, se così lo possiamo chiamare, del vino, degli aromi del vino, appunto piacevole e gradevole al nostro naso. Ecco, quindi queste quattro caratteristiche sono le quattro caratteristiche che noi valutiamo, ad esempio i NONAV ad esempio si valutano per definire l'olfatto del vino. Bene, anche per oggi abbiamo terminato, spero che questa panoramica in due puntate del mondo degli aromi vi sia interessata e vi abbia dato degli spunti in più per conoscere meglio il vino e le caratteristiche che noi troviamo all'interno del calice. E ovviamente, se questa puntata vi è piaciuta, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video, condividetelo con i vostri amici, ma soprattutto, se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche perplessità o volete qualche approfondimento in più, qui sotto nei commenti c'è ampio spazio, hashtag AskTheWine, e io vi risponderò. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.